dell'aeronautica, con lode, ha ricoperto numerosi ruoli dirigenziali in Italia e all'estero. Tra quelli all'estero ho visto l'Harvard Smithsonian Center for Astrophysics nel Massachusetts, poi un incarico presso il MIUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca, e nell'ASI ha avuto diversi ruoli e attualmente è direttore della Direzione Scienza e Ricerca. Per darvi un pochino l'idea di questo settore così importante, si occupa della cooperazione tra enti e università. E questa cooperazione è strategica nell'ottenimento dei risultati che ha avuto l'ASI. Temi e tecnologie della ricerca spaziale sono trasversali a diversi settori e quindi vitale risulta la collaborazione tra soggetti diversi. Sono proprio queste sinergie e cooperazioni tra i vari settori che hanno reso il nostro paese un'eccellenza nella ricerca spaziale e nella formazione di scienziati che si sono distinti nel panorama internazionale, dando lustro al nostro paese nei numerosi campi che ricadono nella scienza e nella ricerca spaziale. Questo attuale che viviamo è un momento molto attivo nel settore e la Direzione Scienza e Ricerca è questo canale che è stato creato grazie all'ingegnere a vantaggio di tutto il comparto, anche per raccogliere pienamente le potenzialità di sviluppo che derivano dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un dialogo strutturato, ricco di contenuti e di idee su cui trovare un confronto. Infatti, il problema è che se si procede per compartimenti stagni si perde questa possibilità di creare un circolo virtuoso delle idee e delle buone pratiche. Il lavoro di coordinamento della Direzione Scienza e Ricerca risulta peraltro pertanto essenziale per il raggiungimento di quell'eccellenza che tanti esempi hanno già dimostrato essere nelle corde della ricerca italiana. Torniamo, diciamo, alla ricerca mondiale, persone di grande eccellenza, ma poi siamo poco coordinati tra noi e i risultati fanno meno dei tanti quello che potrebbero, quindi grazie a questa azione ci si aspettano risultati ancora migliori. E io spendo due parole per ricordarvi dello sponsor che è l'acqua di Sassolivo, che vi vedete. L'acqua che vi vedete è stata messa gratuitamente a disposizione dalla società. L'acqua non ve la danno. A voi l'acqua non ve la danno. L'acqua che per oltre un secolo è stata consumata nello splendido ambiente naturale delle fonti di Sassolivo. E l'acqua prende il nome dal Sassolivo della Grotta dell'Orso, il luogo in comune di Foligno a circa 600 metri sul livello del mare dal quale sbocca. Vi ringrazio per essere qui e ringraziamo soprattutto l'ingegner Cosmo e aspettiamo di conoscere da lui della ricerca spaziale italiana che comunque è al primo piano. Poi notate anche la introduzione che vedete qui sul libretto, lui ci dice che quasi per scusarsi che il costo di tutta questa struttura è di un euro per cittadino italiano al giorno, ovviamente molto inferiore rispetto ad altri stati, però la qualità è estremamente elevata, quindi siamo orgogliosi come italiani che nel campo della ricerca sempre siamo riusciti a dare un contributo consistente. Grazie, grazie, prima di tutto grazie, si sente? Grazie per l'invito e per l'opportunità di potervi raccontare quello che facciamo all'Agenzia e in generale sullo spazio in Italia. Se vedete nel programma ci sono almeno altri 5 o 6 scienziati che collaborano o addirittura hanno diretto l'Agenzia Spaziale Italiana, per cui il panorama è molto vasto e gli orizzonti naturalmente peraltro sono ancora più estesi. Io non mi volevo scusare per l'euro al giorno, anzi io penso di avervi pagato, oggi ho preso 4-5 caffè, quindi penso di avervi pagato pure qualcuno dei vostri, ma era per dire, molte volte si sente, ma perché dobbiamo, sicuramente è importante costruire ospedali, costruire scuole, costruire università, però oggi per esempio l'università già
è un'ottima università, è quell'università che mi ha permesso di lavorare 20 anni a Harvard, che ero se non addirittura con dei premi Nobel. Quindi, perché vi ho portato questa presentazione oggi? Il desiderio di esplorazione nasce con noi. Voi sentirete varie ragioni perché andiamo nello spazio. Andiamo nello spazio per capire meglio la nostra Terra, andiamo nello spazio perché vogliamo scoprire nuovi mondi, andiamo nello spazio perché molto probabilmente quando il Sole scoppierà avremo bisogno di fuggire su qualche altro sistema planetario, eccetera, eccetera. Sì, sono tutte ragioni valide, ma il viaggio, il mettersi in moto, è nel nostro DNA. Non riusciamo a stare fermi. E lo è per necessità, e come vedremo è una caratteristica intrinseca, questo diciamo è l'argomento della mia presentazione, è una caratteristica intrinseca dell'essere umano. Quindi i primi spostamenti li sappiamo, come più o meno ci siamo mossi, siamo usciti molto probabilmente dall'Africa, come siamo scesi dagli alberi, come ci siamo mossi, eccetera. Però poi, a un certo punto abbiamo iniziato ad attraversare dei territori, abbiamo iniziato a non tornare più da dove provenivamo. Perché? E perché penso che è il desiderio che se vedete per esempio quando si vede un'immagine di un panorama di Marte, mentre si studia quel panorama, mentre si analizza quel panorama dalle immagini dei campioni, già si pensa a quello che ci sta dietro. Ed è quello che poi fa la scuola, fa l'università, ma soprattutto fa la nostra mente. A questo punto il Sapiens che ha fatto? Il Sapiens è dotato di immaginazione. Mentre vari animali si muovono, seguono le stagioni, se ci sono catastrofi naturali, emigrano, vedete i voli degli uccelli migratori che sono sempre gli stessi, a un certo punto entra il discorso dell'immaginazione, riusciamo a vedere al di là di quello del mondo reale. E questo lo abbiamo fatto noi, una testa di leone e un corpo umano. Sicuramente non è una replica di qualcosa che avevamo visto, è un qualcosa che inizia a diventare di un livello superiore di astrazione. Non so se avete letto, lo dico soprattutto ai ragazzi, se avete letto mai questo libro che si chiama Sapiens, voglio è un libraccio, però leggetevelo. Sapiens, effettivamente dice, è anche divertente questa barzelletta, non è che se io diciamo invece di Mosè e le tavole io vado a parlare con delle scimmie e gli dico guarda ok, poi la vita eterna ti darà un mondo pieno di banane, le scimmie se ne vanno, non sono interessate, invece noi ci crediamo e non è necessariamente un discorso religioso, può essere un discorso di studio. E con l'immaginazione parte la curiosità. Quindi, oltre la parte di agricoltura, iniziamo a cercare le risorse, ma iniziamo anche a scrivere. Questo, del secondo secolo, questa è una guida turistica. Con la curiosità abbiamo iniziato a esplorare nuovi sentieri. Questa è la famosa Via della Seta.
che se vedete è anche un argomento che è stato portato ultimamente come proprio via di scambio. Ma a quel punto l'essere umano si è ritenuto in dovere non solo di sfruttare queste vie commerciali, ma anche di raccontarle e di iniziare a parlare di usi e costumi di popoli, diciamo i cosiddetti popoli esotici, quelli che non sono come noi, quelli che non parlano come noi. E oltre alla descrizione c'è il racconto. Questa è una mappa, babilonese, quindi è ancora più di 2000 anni. E quindi iniziamo a prendere cognizione di quello che ci sta intorno. Dice, ma qua stiamo parlando del VI secolo prima di Cristo, quando arriviamo allo spazio? Ci arriviamo, ci saranno pure le immagini, ma quello che penso che ci ha portato a fare questa riflessione è che, nonostante tutto, nonostante le varie considerazioni che si possono fare sull'esplorazione spaziale, alla fine c'è un moto interno che ci porta a cercare l'ignoto, a sfidarlo, a capirlo. Ovviamente, che cosa succede? Che come la curiosità cresce, come il tempo scorre, la tecnologia inizia a essere sviluppata in una certa maniera e quindi certe sfide si possono cogliere nel momento in cui la tecnologia ti permette di fare quelle cose. E quindi entra la sfida. E la sfida è tipo Ulisse. Vi siete mai chiesti perché questo si leva? Si dice legatemi e fatemi sentire il canto delle sirene. Cioè, non è perché vi rendete conto che non è molto responsabile. Questo è un uomo che deve tornare a casa sua, c'ha moglie e figlio. E a un certo punto dice io devo sentire le sirene. E fa di tutto per liberarsi, per convincere i suoi amici. Niente, deve sentire le sirene. Ed è quello che poi alla fine ci porta ad andare a vedere che cosa c'è su Marte, che cosa c'è su Venere, che cosa succede negli esopianeti. Quindi quel discorso di tecnologia che vi facevo, a un certo punto l'ultima frontiera era il Polo Sud. Ci siamo arrivati 100 anni fa, quindi non è proprio secoli e secoli fa. E quindi l'esplorazione è puramente conoscitiva e l'elemento della sfida diventa quello alla base di questa esplorazione, che non era la prima volta che si provava ad andare al Polo Sud o non era la prima volta che si era andato al Polo Nord. Ma c'erano morte le persone. È un po' il discorso di Ulisse che si fa legare all'albero della nave. Dice, ma ti sembra opportuno andare a sfidare ancora la sorte se altre persone sono morte? Eppure loro lo ritenevano opportuno. E quindi ecco, la tecnologia. Non si poteva arrivare sulla cima dell'Everest se non c'era l'ossigeno, se non c'erano i campi base, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi l'esplorazione inizia a diventare una collaborazione. Ora qual è la frontiera? È il mio lavoro, mi auguro il lavoro di voi giovani domani, è lo spazio. E lo spazio... Lo spazio non è un posto solo per uomini, lo spazio non è un posto solo per ingegneri. Non so se sapete, ma ci sono i medici spaziali, ci sono i giuristi esperti di diritto dello spazio. Quindi l'interdisciplinarietà di cui si parlava prima, a cui tengo molto, e mi ha permesso pure di studiare e ricordarmi cose, perché mi fa piacere che sono venuto oggi qua in un liceo. Certo, è scientifico, non è classico, quindi non è proprio il top, però diciamo ci accontentiamo. Ma non li avete i licei classici? Ci stanno a Foligno.
E quindi perché? Perché poi alla fine c'è un pezzettino di Ulisse in tutti noi, come c'era un pezzettino, come c'è un pezzettino di quella signora o di quella signora che hanno disegnato quell'idolo con la testa di leone. Sta tutto lì. Ce lo stiamo portando? Nonostante le mutazioni genetiche di cui si parlava prima con l'altra professoressa, ci sta una base che ci spinge a muoverci. Allora, questo l'avete studiato? L'avete studiato? Allora, l'ultima terzina è quella che conosciamo un po' tutti, un po' inflazionata. Ogni volta che ci sta da... sarebbe, ecco, in un momento così difficile come il nostro, come quello che stiamo attraversando, è importante ricordarci che comunque c'è una semenza. Però vi faccio... in blu, vedete, vi ho messo delle cose che secondo me hanno altrettanta dignità di essere commentate. O frati, fratelli, l'esplorazione e collaborazione. In questo momento la stazione spaziale ci sta passando sulla testa o giù di lì, a 400 chilometri, quindi più o meno che sarà Foligno-Napoli, più o meno. E ci sono persone di tante nazionalità, soprattutto quelli che non vanno d'accordo in questo momento. La settimana prossima ci sarà anche un'italiana, una donna italiana, salirà sulla stazione spaziale, Samantha. Quindi il bello di Dante, che poi lo puoi leggere un poco come Nostradamus, bene o male si adatta, però... Vedete, per 100.000 perigli, effettivamente la sfida implica un pericolo, implica molto probabilmente anche delle perdite, però va avanti. Per Dante in quel momento loro stanno andando nell'emisfero australe, se non ricordo male, e quindi di retro al Sol, del mondo senza gente. È un'ipotesi scientifica basata sul nulla, ma è la stessa ipotesi che facciamo oggi quando andiamo sulla Luna e sappiamo che c'è la sabbia, sappiamo che ci sono le montagne, però è un'ipotesi. Fin quando ci andiamo a mettere i piedi, andiamo ad assaggiare il terreno, andiamo a capire di che cosa è fatto, sono tutte ipotesi scientifiche quelle che stiamo facendo. Benissimo. Quindi, sfida, ipotesi scientifica, la vostra semenza. E sta parlando per tutti noi oggi e sta parlando per tutti quelli che ci sono stati. A un certo punto si è iniziato già a pensare ai voli spaziali. Questo è solo un esempio di un veliero, questo che è Luciano di Samosata. È solo uno dei tanti viaggi che dalla Terra si è fatta verso l'esterno. Quindi già allora, quindi che stiamo parlando? Quindi di nuovo 2000 anni fa, un veliero che va alla Luna. Ma ce ne sono tanti di esempi, se andate a fare delle ricerche, di viaggi spaziali. Kepler, l'avete mai sentito, Kepler? Era una brava persona. Era sicuramente una brava persona. Ed è quello che diede poi passo ai dati a Galileo, passo ai dati a Copernico, scusatemi, Copernico. Passo ai dati a Copernico per le famose leggi di Keplero che poi alla fine Newton sviluppò il calcolo differenziale. Ma Keplero, sapete quanti dati teneva per l'orbita di Marte? 6 osservazioni. Lui da 6 osservazioni cacciò le leggi di Kepler. Ma in questo caso invece è una cosa, sapete, non erano grandi tempi quelli per parlare di sistemi non geocentrici.
ti bruciavano, ti mettevano in prigione, ti facevano abiurare, non erano bei tempi quelli. Non è che questi di oggi sono molto meglio, però in questo caso quindi lui che cosa? Lui propose la sua ipotesi con il somnium di questa mamma e di questo figlio che guardano la Terra dalla Luna. Questo che è roba del... No, questo è... vabbè, sarà 1600. Ah, eccolo là, sì. Sì, è là che succede tutto, che iniziano ad arrivare i Kepleri, i Tycho Brahe, i Copernichi, i Galilei, eccetera, eccetera, eccetera. Come ce ne sta tutta un'altra serie di scienziati che facevano anche loro le loro ipotesi sbagliate. Quindi non è che la storia vi insegna quelli che hanno fatto bene le cose, ma ce n'erano proprio tanti. E facevano anche gli oroscopi questi signori, non è che facevano solo le equazioni differenziali. Ed eccola qui. Finalmente stiamo iniziando ad arrivare nello spazio. Nel 66 iniziamo a vedere, finalmente vediamo la Terra per la prima volta da un punto esterno alla Terra. Marte. Marte è la prossima frontiera. Vi ricordate la storia di Schiaparelli che parla di canali? Il poverino, lui parlava di canali perché pensava che ci fossero dei fiumi. Solo quello diceva Schiaparelli, non diceva nient'altro, non parlava di omini verdi, non parlava di niente, parlava solo di canali che diventarono, nella traduzione, diventarono i canali costruiti da esseri umani. Per cui ecco tutta la storia dello Schiaparelli che non ha mai parlato di esseri umani sulla Terra, il poverino. E quindi dove stanno i marziani? Questa è la prima immagine, 71. Vorrei dire che non ero nato, ma ero già nato. Dove stanno gli omini? Non ci sono omini. Eppure ancora oggi, con una missione che si chiama ExoMars, che purtroppo è stata ritardata per colpa di questa guerra, avrebbe calato un trapano fatto in Italia per 2 metri nel terreno e analizzato eventuali forme di vita, che sicuro non ci sono gli esseri umani. Una cosa importante da ricordare è che mentre la fisica che noi conosciamo oggi la stiamo applicando su tutto il sistema solare, su tutto l'osservabile, il Big Bang, eccetera. La biologia non necessariamente è una biologia come la nostra basata sul carbonio, eccetera. Potrebbe essere altro, non lo sappiamo. Ma sicuro gli omini verdi non ci sono. E questo è Viking. Vedete, questo è il piede dell'Under. E quindi è la prima volta che si atterra su Marte. È la prima volta che si atterra su Marte con 2 sonde, Viking 1 e 2, e si inizia a vedere che Marte forse ha avuto l'acqua, che è importante, ma ha delle formazioni geologiche molto interessanti, ha un clima, ha i poli con i ghiacci, più piccolo della Terra e sta ancora in quella cosiddetta zona abitabile. La zona abitabile è quella che, vista, presa una stella, c'è una zona dove la biologia umana potrebbe vivere. E poi la Luna. Sulla Luna ci ritorneremo presto. Sulla Luna ci ritorneremo presto e forse, se prendete questo campo, ragazzi, soprattutto, sarete voi che vi occuperete degli strumenti da portare sulla Luna, degli esperimenti da fare sulla Luna, dell'habitat da creare sulla Luna, i sistemi biorigenerativi, eccetera, eccetera.
Prima parlavamo della stazione spaziale, questo è un laboratorio fantastico. Il 60% di questi moduli, vedete questi cilindri, dei moduli abitativi, è stato fatto in Italia. Ecco qua. Questo non lo dico solo io, i costi stanno scendendo notevolmente, ma il ritorno, cioè noi ormai viviamo in una società dove tutto ha un valore, un peso, un costo, un prezzo, ma quanto vale quella libreria lì? Quella libreria lì vale centinaia e centinaia di migliaia di euro. Perché su quella libreria si sono formati tanti studenti che poi si sono laureati, sono andati a ricoprire le posizioni importanti. Quella libreria. Quindi non fatevi abbagliare solo dal valore delle cose, ma soprattutto dal valore intrinseco. E la ricerca è una portatrice di valore. E le tecnologie spaziali? Le tecnologie spaziali sono le migliori macchine fotografiche che furono fatte per portarle sulla Luna. I vostri cellulari, roba spaziale. I vostri navigatori, roba spaziale. Le app, eccetera, eccetera. Il miglior esempio di riciclo di sistema verde è la stazione spaziale. È un sistema, e quindi non lo replicheremo sulla Luna, e lo usiamo ogni giorno sulla stazione spaziale e lo possiamo tranquillamente fare anche sulla Terra. Ogni giorno ci sono decine di satelliti che guardano, ma soprattutto è importante capire i cambiamenti e poi capire una cosa molto importante che vi voglio mostrare. Secondo voi che sono questi due pianeti? Dica, signor, non do voti. È quello rosso? Non è vero. È Marte e Marte. Marte, quindi questa è una ricostruzione di Marte prima che attraversasse il cambiamento di cui ancora non abbiamo capito tutte le ragioni. E questo è Marte oggi. Un postaccio. Cioè è importante andare, ma soprattutto per capire quanto è importante stare qui. Stare qui oggi a Foligno, a Napoli, a Milano, a New York, questo ci deve fare apprezzare. Noi non abbiamo ancora capito perché Marte è così, perché ha perso l'acqua, eccetera, ma questi sono dati scientifici, non è che sono ricostruzioni ovviamente basate su ipotesi scientifiche, ma non è fantasia. Marte somigliava alla Terra, forse non c'era vita, ma c'era l'acqua, c'erano le nuvole, c'era tutto. Un'altra cosa importante è difenderci dai pericoli planetari. Sapete che molto probabilmente i poveri dinosauri si sono acchiappati in asteroide. Sapete dove è stato scoperto, dove fu fatta la prima volta l'ipotesi dei dinosauri e gli asteroidi? Non molto lontano da qui, a Gubbio. A Gubbio, padre e figlio, Alvarez, uno è premio Nobel, l'altro professore, tutti e due, andarono a fare un'analisi e trovarono per la prima volta questo strato di iridio. E se lo andate a vedere, se andate a Gubbio, si deve uscire da Gubbio, ci sta pure un ristorante di fronte che è buono, almeno quando ci sono andato io, vedrete questa linea nera. E l'iridio non è un elemento che troviamo
comunemente sulla Terra. È un elemento che ci è stato portato fuori. Da Gubbio poi hanno fatto altre analisi e hanno trovato questo strato di iridio, guarda caso, più o meno quando sono scomparsi i dinosauri. Molto probabilmente il meteorite, se andate a vedere il Golfo del Messico, c'è il posto dove si pensa quello sia il posto dell'impatto di questo meteorite. Però è partito tutto da qui. Anzi, questo proprio veramente, Gubbio quanto è lontano? 50 chilometri. Andatevelo a vedere, che è molto carino, vi andate a vedere lo strato nero. I dinosauri non ci stanno, però lo strato nero lo vedete. E questa è la cosa importante. Come tutte le imprese ambiziose, come tutte le imprese che ci portano ad avanzare il livello di nostra conoscenza, dell'umanità, le dobbiamo fare insieme. A scuola voi vi aiutate l'uno con l'altro? C'è qualcuno che passa i compiti e cosa? Ma voi state qui in questa scuola qua, ragazzi? No? Siamo industriali. Peggio ancora, ma uno del classico non ci sta qua. Ahimè, abbiamo i capelli bianchi. Però quando siamo andati a scuola non si parla, già si parlava italiano, non si parlava latino, lo dica anche lei. È greco. E poi la cosa più importante, ci stiamo arrivando, ci sono altri esseri, altre vite? Questa è una domanda molto importante, perché vi rendete conto che nel momento in cui la Terra non è più al centro del sistema solare, arriva Darwin e dice siete scesi dagli alberi come le scimmie. Freud dice cose indicibili sui vostri ragionamenti, i vostri, no, i miei, i nostri ragionamenti e sui nostri pensieri. Questa è l'ultima barriera, è l'ultimo schiaffo che si acchiapperà all'umanità, se siamo soli o meno. E quindi questa è la conclusione e spero di non avervi annoiato. Essere sapiens è una grande responsabilità. Stiamo portando un bagaglio culturale e storico di centinaia e centinaia d'anni. Molto probabilmente scopriremo che forse c'è un altro sapiens che sta da qualche altra parte, o forse no. Però l'importanza di stare qui nelle scuole, nei centri di ricerca, fare parte di questo processo innovativo. No, è caduto. E dopo l'aggiustiamo. È una grande responsabilità, però è una grande opportunità, perché è uno di quei lavori che non sarà mai, è una di quelle occupazioni, non è un lavoro, è un'occupazione che non sarà mai noiosa, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da fare, ma soprattutto da imparare. E con questo vi ringrazio. Ci siamo nei tempi. Settore che da questa guerra è stato molto danneggiato, quello dell'aerospazio, che è aperto e già esperito. Sinteticamente, quanto grave è la situazione della mancata collaborazione con la Russia nel settore della, soprattutto della ricerca dell'esplorazione spaziale? È grave perché comunque la Russia è un interlocutore importante nelle attività spaziali. L'Agenzia Spaziale Russa è un interlocutore di valore, così come lo è la NASA. Avevamo tante collaborazioni che abbiamo fermato, non le abbiamo cancellate.
Così come collaborazione con l'Ucraina. L'Ucraina è un ottimo paese per sistemi di propulsione. Ma poi di nuovo sono paesi che hanno capito da tanto tempo quanto è importante il sistema educativo. Collaborazioni con scienziati russi ce ne sono tante e sono sicuro che soffrono così quanto noi. Abbiamo dovuto fermare ExoMars. ExoMars è costato 1,5 miliardi, di cui noi abbiamo qualcosa di più pure. Quindi gli scienziati, infatti ora alle 17.30 c'è la dottoressa Esposito, che parla proprio di ExoMars, e purtroppo la dottoressa Esposito non sa che cosa fare ora con tutto, perché oltretutto il suo strumento è montato, era pronto per essere lanciato. La stazione spaziale sta funzionando ad oggi, non ci sono, ci sono minacce, ma non sta funzionando. Che cosa fare? Non dipende da noi, perché anche se dovesse finire la guerra, il dopoguerra è ancora peggio. Per cui ora tutta la corsa è trovare, siccome la Russia produce molti materiali, componenti, eccetera, ora si sta facendo la corsa a trovare altri fornitori di materiali, componenti, eccetera. Che significa che se prima avevamo un mercato più o meno diversificato, potremmo andarci a mettere nelle mani di un solo fornitore, che secondo me è peggio. Quindi non lo so come ne uscire. Assolutamente, assolutamente. E poi farà meno dei ricercatori russi e ucraini e dei loro prodotti e delle loro capacità, è una grande perdita. Sempre diretto, abbiamo parlato di questo desiderio innato, specie umano, di conoscere, di esplorare, di ampliare i suoi orizzonti. Qualcosa di innato, di connaturale alla nostra natura, diciamo, no? Ma non ci sarà anche uno stato di necessità, perché ci sarà, andiamo incontro a questo deterioramento della Terra, del sistema solare e così via, quindi dovremo necessariamente lasciare questo habitat se vorremmo che la specie umana possa sopravvivere in altri mondi. Quindi, al di là della curiosità, io ritengo che esista proprio uno stato di necessità. No, ma ne abbiamo parlato proprio un attimo prima che lei arrivasse. Indubbiamente ci sono queste ragioni. Abbiamo 200 milioni più o meno di anni prima che il Sole si espanda e poi abbiamo 200 milioni di anni prima di tutto per proteggerci dalle minacce, vari asteroidi eccetera, che comunque arriveranno e arriveranno nell'immediato futuro, non domani, però sicuramente in 200 milioni di anni le probabilità sono molto alte degli impatti. Dobbiamo trovare dove andare, ma soprattutto quello che è importante è che per i 200 milioni di anni che ci restano su questa terra, teniamo una terra. È importante prendersi cura del nostro pianeta. Quindi se dobbiamo andare per necessità perché è finito il carburante del sole, ma non perché abbiamo distrutto la terra, perché a questo punto sembra tipo bestemmia, ma non ci meritiamo di andare da un'altra parte, perché abbiamo distrutto quello che avevamo. Questo pianeta è perfetto in tutto. Non gli stiamo dando tempo di recuperare ai cambi che stanno succedendo, perché la CO2, il problema CO2 c'è sempre stato. Non è che siamo, e ora c'è il sovrappopolamento, l'uso eccessivo di certe materie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è come si inietta la CO2, tanto per dire, nel sistema Terra.
che prima la terra aveva, perché c'erano le foreste, perché c'erano gli oceani, eccetera, c'era questa possibilità di adattare, perché il pianeta è intelligente. Questa è l'ultima, anzi vi consiglio di leggere qualcosa sull'intelligenza del pianeta Terra. Sì, poi diventerà una necessità. Allora, prima di tutto, quanto ci vuole per arrivare al successivo sistema solare? Perché sappiamo, qua nel nostro sistema solare non è cosa. Perché comunque, scoppiando il Sole, a prescindere che non ci sono le possibilità abitative su altri pianeti del nostro sistema, dobbiamo cercarcene un altro, con condizioni simili a queste, che non è facile. Trovato quello, quanto è lontano? 100 anni luce. Quindi, leva 100 anni luce, tanto per... sto dicendo numeri così. Quindi tu devi essere pronto 200 milioni di anni meno 100 anni luce. Quanto tempo ci metti per arrivare, eccetera, eccetera. Sono ragionamenti che vanno fatti. Però solo per... cioè, sono validi soltanto perché non abbiamo distrutto il nostro pianeta. Se no non ce lo meritiamo. Voglio, forza, fate una domanda. Ma vanno obbligati a venire voi due? Non va, siete venuti vostra spontanea volontà? Quindi, guardiamoci sto pianeta. E va bene, vi ringrazio allora. Buona serata. Arrivederci.